Avresti mai immaginato che sarebbe finita così? Non mi aspettavo il cavallo. Qualche rammarico? A parte morire, sì. Non ho mai avuto abbastanza oro. Il mio rammarico è che, a parte morire, la nostra più grande avventura è finita prima di cominciare e nessuno si ricorderà mai di noi. Se ti può consolare, Miguel. Tu hai reso la mia vita un'avventura! E se questo ti può consolare, Tullio, tu hai reso la mia vita ricca! Chi ha voglia di tornare sulla barca, dica io. Io! Via! Ehi! Miguel! Una mano mi farebbe comodo! Miguel! Ci sei? Tullio! È fatta! Che cos'è? Una mappa? È proprio tutto qui! Tu hai ancora la mappa? L'orologio fischiettante è il ruscello! Hai tenuto la mappa, ma non potevi tenere un po' di cibo in più? Perfino con le montagne, l'hai detto anche tu, poteva essere possibile! Ed è così! È davvero la mappa per il Dorado! Hai bevuto acqua di mare, vero? Andiamo! Io non vado in nessun posto! Non metterei i piedi nella giungla nemmeno per un milione di pesetas! E se fossero 100 milioni? Cosa? Pensavo solo che in fondo, visto che il Dorado, la città d'oro... Tieni al dunque. Insomma, povere pepite e mattoni in un tempio d'oro dove puoi raccogliere d'oro dalle mura stesse, ma tu non ci vuoi andare! Perciò rimettiamoci in barca e torniamoci in Spagna. Ci è andata così bene l'ultima volta, no? Prendici! Un momento. Nuovo piano. Troviamo la città d'oro. Prendiamo l'oro e poi ce ne torniamo in Spagna. E ce la compriamo! Sì! Così ti voglio! Coraggio, Tullio! Seguiremo questo sentiero! Quale sentiero? Il sentiero che abbiamo noi! Quel sentiero che abbiamo noi! Ehi! Oh no, caro mio! Aia! Il tuo cavallo mi ha mosso una chiappa!